Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento il numero 15 con tutta Bici Extra. Gireremo davvero l'Italia, la Calabria con la Sila e poi Milano e poi andremo nelle Marche, Capodarco con ben due servizi e poi andremo anche naturalmente in Spagna perché mancano pochissime ore alla Vuelta 2018. Partiamo però proprio dal Gran Premio Capodarco, apriamo, ma vedremo anche quello Under 23, con il servizio dedicato agli amatori. Un grazie per questo all'ora del ciclismo che ci permette di avere un ottimo riassunto di questa manifestazione che, lo ricordiamo, si è disputata e si disputa come sempre sotto l'egida AXI. È la grande festa del ciclismo, il Mondiale d'Agosto, è il 47esimo Gran Premio Capodarco, Comunità di Capodarco, la corsa per la solidarietà, gara ciclistica internazionale riservata alla categoria Under 23. E sono ben 166 gli atleti provenienti da diverse parti del mondo al via di questa corsa, per raccogliere il testimonial dell'ucraino Mark Padum che ha trionfato nella scorsa edizione. Si corre col patrocinio del CONI, dell'Unione Ciclistica Internazionale, della Federazione Ciclistica Italiana, inoltre della Camera di Commercio di Fermo, della Regione Marche assessorato allo sport, della Provincia di Fermo assessorato allo sport, della Città di Fermo assessorato allo sport. Organizzazione a cura del GC Capodarco con in regia Adriano Spinozzi, Gaetano Gazzoli e Simone Gazzoli. Dopo la commemorazione al monumento di Fabio Casartelli e il minuto di raccoglimento per le vittime di Genova, per Oliviero Muccini e per Simone Scarponi, i 166 atleti pedavano fino al chilometro zero. Il percorso, impegnativo e selettivo di 180 km, prevede 5 passaggi nel lungomare di Porto San Giorgio, per poi ripetere l'ascesa a Capodarco per ben 7 volte. Poco dopo la partenza ufficiale si sgancia un drappello che va rinfoltendosi, così intorno al chilometro 6 al comando ci sono Kent Ingex della Yam Excelsior, Joel Suter dell'Acros Renfer, Andrea Micheletti della Viris Vigevano, Luca Longagnani della Bio Training, Samuele Zuccarato della General Store Bottoli, Tiziano Lanzano del Team Cervello e Donatello Viola del GM Europa Ovidi. Nel corso delle diverse ripetizioni dell'ascesa che porta al monumento di Casartelli, il drappello dei fuggitivi va sottigliandosi. Attorno al chilometro 122 in testa rimane soltanto Zuccarato. Al chilometro 139 su di lui piombano Riccardo Verza del team Kolpak, Anton Kuzmin del team Astana City e il nazionale russo Valery Fatkulin. Poco dopo, Zuccarato e Verza si staccano, Kuzmin e Fatkulin portano avanti la loro azione, mentre dietro la situazione cambia. A circa 2 km dall'arrivo il plotone riprende la testa della corsa e subito dopo Einer Augusto Rubio Reyes della Veyus TMF attacca e si invola verso la vittoria. Alle sue spalle, secondo arriva Davide Casarotto della General Stoll Bottoli e terzo Dario Puccioni della San Gemini MG Kvis. Quarta posizione per Jacob Dorigoni della General Stoll Bottoli, quinto Alessandro Fedeli. Ancora una volta un grande vincitore per una grande corsa, è il Gran Premio Capodarco, è il Mondiale di Agosto.
dalle Marche, grazie a degli amici che hanno curiosato su quella ciclabile tanto famosa, ci spostiamo proprio a Limone sul Garda per vedere l'intero percorso, così come viene pedalato da alcuni cicloturisti che muniti di telecamera ci permettono di essere lì proprio in quel momento. Un luogo meraviglioso, una ciclabile che sicuramente vale la pena percorrere, quella nuova inaugurata da pochissimo a Limone sul Garda.
Era, l'avete vista, l'abbiamo vista, una pedalata in assoluta tranquillità, ma parliamo anche questa volta, nello specifico, di acido lattico, quello che si forma nelle gambe degli atleti e anche ovviamente dei ciclisti. Ce ne parla in particolar modo Davide Petrini, che è un triatleta, quindi appunto anche ciclista, ed un blogger tanto bravo quanto simpatico e quindi seguito. Davide Petrini, l'acido lattico. Comunque ragazzi, in questa settimana mi sto allenando molto bene. Questa di oggi è la mia terza uscita settimanale, dovrei essere arrivato intorno ai 100 km a settimana, quindi la fase di preparazione per il triathlon sprint di Livorno del 23 aprile sta andando bene. Arriverò più o meno a quella gara con circa 1000 km nelle gambe e volevo arrivare a quella gara con 1500 km, ma insomma via, accontentiamoci, tanto non è che avrebbe fatto la differenza sul risultato. Ho inserito anche i primi allenamenti in piscina e, se non sbaglio, tra mercoledì e giovedì dovrei finire la prima settimana con 12 km di allenamento. Ho pubblicato, anzi oggi uscirà il video con la mia scheda di allenamento nella fase di preparazione, che dovrebbe durare appunto questa fase 2 settimane, con 12 km per settimana, 24 km in totale in tutta la fase. Altre cose da segnalare: ho un pochino rallentato con il potenziamento muscolare, perché iniziare a fare piscina dopo tanti mesi di inattività vi assicuro che è devastante per tutti i muscoli alti del tronco, e quindi ecco, ho fatto solo una seduta di potenziamento, magari la settimana che viene aumenterò di una o due sedute. Però che cosa ho sentito? Ho sentito l'acido lattico nelle gambe, soprattutto quando ho fatto la salita di Bagliagli, che sono praticamente 15 km di tutta salita senza nemmeno un metro di pianura. Lì ho sentito un pochino di fatica, soprattutto nei giorni a seguire, dove l'acido lattico comunque rimaneva nei muscoli. Come si fa a smaltire l'acido lattico? Come si fa a ridurre l'affaticamento, il dolore e il malessere che l'acido lattico produce dopo un allenamento molto intenso? Ci sono molti metodi. Io preferisco, fra tutti quelli che vi dirò, ne preferisco uno. Partiamo con quello che preferisco, ovviamente. Secondo me il metodo migliore per ridurre il dolore da acido lattico nei muscoli è questo. Una volta finito l'allenamento, se potete, immergete, in questo caso le gambe ovviamente, oppure fate un bel bagno in una vasca fredda, con l'acqua molto fredda. Questo è usato da molti sportivi, anche da atleti, in particolare del football americano, che a termine di massacranti esercizi a bordo campo finiscono appunto il training immergendosi in queste vasche ghiacciate. Ve lo consiglio, se non avete una vasca ghiacciata potete farlo sotto la doccia. Ora, scusate, sta arrivando una macchina, vediamo se mi schiacciano, salutiamo. Ok, quindi si diceva, se non avete una vasca dove immergervi, sotto la doccia girate la manopola dell'acqua nella parte fredda e passatevela più volte sulle gambe. È una sensazione molto spiacevole, però vi assicuro che quando avrete finito starete molto bene. Altra soluzione è esattamente l'opposto, un bagno caldo in acqua, però qui deve essere molto prolungato nel tempo, si parla di diverse decine di minuti. Un bagno in acqua calda, un idromassaggio o in una vasca termale, possibilmente accompagnata da sali. A me questo metodo sinceramente non affascina molto, perché al termine dell'allenamento siamo molto accaldati e l'idea di bollire come un cotechino dentro una vasca d'acqua calda a me sinceramente non piace. Ci sono altri metodi, come quello di integrativi, in particolare assumere creatina prima e dopo dopo l'allenamento è un metodo abbastanza efficace, perché aiuta nel recupero. Infine, guardiamo se me li ricordo tutti, ecco, un buonissimo stretching sia all'inizio che al termine dell'allenamento, soprattutto per allungare, per distendere i muscoli, può essere d'aiuto. C'è chi dice che il caffè preso prima dell'allenamento possa aiutare, sinceramente mi sembra una baggianata. Credo che il caffè abbia un'azione stimolante e eccitante sul nostro organismo quando facciamo sport, ma non penso che aiuti a smaltire l'acido lattico. Comunque, ad ogni modo, il metodo migliore in assoluto, e che a volte anche io mi scordo di fare, è quello di fare un buonissimo defaticamento al termine dell'allenamento con esercizi di allungamento. Ok ragazzi, io continuo il mio giro, questa era una piccola pillola, diciamo così, domenicale. Continuo il mio giro di allenamento, sono all'incirca, non sono nemmeno arrivata a metà, quindi mi manca ancora un pochino, anche perché devo arrivare a casa per pranzo. Accento inconfondibile toscano. Dalla Toscana scendiamo e ci ritroviamo in Calabria per una bella manifestazione di mountain bike. Questa riusciamo a seguirla grazie agli amici di MTB Gran Fondo ed è la Sila Epic.
Migliatello Silano, nel cuore del Parco Nazionale della Sila in Calabria, ha ospitato la terza edizione della Sila Epic. Atleti giunti da ogni angolo d'Italia per partecipare a questa dura marathon di 107 km e 3200 metri di dislivello. Partenza alle ore 8:30 e subito la prima salita fa selezione. Al decimo chilometro restano in tre al comando Jacopo Billi, Paolo Colonna e Giuseppe Di Salvo, con ad inseguire Cristiano Salerno, Leopoldo Rocchetti e Marzio Deo. Nei chilometri successivi Salerno si porta davanti con Jacopo Billi e Paolo Colonna. Durante il lungo percorso più volte gli atleti della Scott Racing Team sono vittime di errori di percorso. Il più lesto ad approfittarne è Jacopo Billi, che va a vincere la terza edizione della Sila Epic con il tempo di 5 ore 27 minuti e 21 secondi. Secondo gradino del podio per Cristiano Salerno, terzo posto per Leopoldo Rocchetti. Subito dopo l'arrivo dei primi, un violento nubifragio condiziona la gara di tutti gli atleti ancora sul percorso. Nella gara femminile, la prima a tagliare il traguardo è la polacca Anna Urban con il tempo di 7 ore e 32 minuti. Seconda e terza concludono Fabia Romana Costantini e Lucia Minervino. Ladri di biciclette non è il mitico film in bianco e nero con alcuni tra i più grandi attori italiani del periodo di tutta la storia del cinema, è il titolo di questo video, che è un po' datato, in realtà è un video del 2013, ma comunque torna buono, buonissimo, purtroppo anche in questi nostri ultimi anni, in questi nostri mesi. Come rubare una bicicletta in quel di Milano, sostanzialmente passando inosservati, non perché si sia invisibili, ma perché spesso i testimoni, e ce n'erano, vedrete, in quantità sufficiente, lasciano correre. L'unico che si interessa si fida dalla parola di chi sostiene essere di quella bici il proprietario. Un servizio molto interessante non solo su chi le bici le ruba, ma anche su quello che siamo davvero tutti noi. Da Milano, ladri di biciclette. Scusi? Siamo a Milano in piazza 24 maggio, è sabato mattina, c'è un sacco di gente in giro, proverò a rubare la prima bicicletta. Vicino a un commissariato di polizia e al mercato che c'è qui, un sacco di gente va avanti e indietro, guarda, vediamo che cosa succede. Ciao, ciao.
Sì. Sì. Sicuro? Sicurissimo. No, visto che qua tanti arrivano, me la guarda. Poi dopo. E lei, lei la guarda? No, la guardo. Però, però a volte uno non sa cosa dire quando vede se è sua o non è sua. Ed è la volta della Vuelta, perdonatemi il gioco di parole, ma ovviamente una bellissima manifestazione, mancano ormai poche ore al via, come questa non può non avere un proprio teaser, ovvero un proprio video ufficiale. Lo vediamo insieme per gustarci questa Vuelta 2018. E chiudiamo, sempre grazie agli amici dell'Ora del Ciclismo, tornando in quella di Capodarco, quindi nelle Marche. Abbiamo visto in apertura di questa nostra puntata numero 15 la manifestazione amatori, molto molto importante anche quella Under 23, che l'anno prossimo, tra l'altro, per non scontrarsi nelle date con il Tour dell'Avenir, cambierà e si porterà in avanti, si pensa, almeno di un paio di settimane. L'edizione numero 47, manifestazione stupendamente organizzata, grandi nomi, e con questo GP Capodarco Under 23 chiudiamo la nostra puntata numero 15 di A Tutta Bici Extra. Alla prossima! È una ricchissima vigilia, quella del 47esimo Gran Premio Capodarco Comunità di Capodarco, corsa per la solidarietà, riservata alle categorie Under 23. Al mattino, infatti, sono di scena gli amatori, grazie alla collaborazione con l'ASD Bici Gustando. Per il Gran Premio Capodarco Amatore, si corre sotto l'egida dell'Axi Ciclismo. E ancora una volta un grandissimo successo partecipativo con 300 iscritti, e tra essi anche il diablo Claudio Chiappucci.
Dopo il minuto di raccoglimento in ricordo di Fabio Casartelli e Michele Scarponi, si parte tra i prima e i seconda fascia. 5 giri da affrontare per quest'ultimi, con il percorso che sale verso Capodarco e poi scende verso San Marco le Paludi. 7 invece i giri da affrontare di 9 km per quanto riguarda gli amatori di prima fascia. Gara tiratissima, animata da una lunga fuga, e proprio da questa esce negli ultimi chilometri Cristian Pazzini della Cannondale Gobbi FSA. Bravo Pazzini, sulla salita finale riesce a guadagnare una manciata di metri e difende questo vantaggio fino al traguardo tra due ali di folla. Seconda posizione per Mauro Cappelletti, terzo Luca Fantozzi, quarto Moris San Massimo, quinto Marco Spada, sesto Pierpaolo Addesi, settimo Vladimiro D'Ascenzo, ottavo Davide D'Angelo, nono Andrea Di Giuseppe, decimo Massimo Iannetti. Tra i seconda fascia a spuntarla è Marino Marcozzi del GS Studio Moda Air Gallery. Tra le ragazze, splendida affermazione di Azzurra Dintino del team Go Fast. Ricche premiazioni finali coordinate da Sonia Roscioli dell'ASD Bici Gustando, e al pomeriggio tutti sulle strade di Capodarco per godersi lo spettacolo della grande classica per Under 23.